Buongiorno, buonasera, buon pranzo, buona cena, qui Arbi, che parla come sempre, siamo tornati qua oggi con un nuovo video, un nuovo episodio di Pokémon MMO. Come vedete, webcam già messa in maniera diversa perché avremo un nuovo setupino. Fatemi sapere cosa ne pensate, però non perdiamo altro tempo, ci becchiamo direttamente dentro al nostro giochino. Siamo in gioco, dobbiamo solamente accedere, però mentre accediamo vi ricordo di iscrivervi al canale perché è una cosa gratuita che non vi costa niente. Potete ripensarci quanto volete, quando volete e soprattutto ditemi cosa ne pensate della webcam messa così stondata, così in verticale. Ci eravamo bloccati qua alla grotta. Abbiamo davanti i ragazzi del team Sega, del team dei Segaioli, adesso non mi ricordo più come li avevamo rinominati i nostri ragazzi. Vabbè, al solito Patrat, quando mai. Ok, prima recluta battuta, ho dovuto togliere Munna perché stavo prendendo schiaffi. Vediamo se anche la seconda ci fa far qualcosa. Neanche persone, ok, si scambiano, ci tocca battere l'altro. E vediamo di fare una cosa veloce anche con l'altro del team dei Segaioli. Peppina, facciamo vedere loro cosa significa una lotta degna di due amici affiatati. Anche se ti ho conosciuto all'incirca 42 minuti fa, ma noi siamo grandissimi amici. Allora, Patrat e Patrat, sto riscontrando un piccolissimo problema, ovvero che hanno i Pokémon fortissimi e ho i Pokémon troppo poco livellati. Cioè è un problema abbastanza grande. Infatti dovremmo metterci un attimino qua a andare dritti per dritti. Tra l'altro ho scoperto che poi ci daranno appunto anche qua il condividi esperienza, quindi tanta roba, però non so come funziona, se solo con un Pokémon come i vecchi giochi o se oppure funziona su tutta la squadra. Noi allenatori non faremo mai niente di male ai Pokémon. Ok, vi ridò il Pokémon, però immaginate come debba essere triste, ok? No, a me non ci interessa, a noi ci piace schiavizzare i nostri amici Pokémon. Ok, non capisco proprio come tutto questo possa rendere tristi i Pokémon. Allora, Peppina, io vado a restituire il Pokémon. Ok, e io però torno indietro per il semplice fatto che devo andarmi a non so parlare. Devo andarmi a curare i Pokémon. Guardate lì che bel Blastoise che gira. Mi curi i Pokémon e ritorno indietro lì da Bell. Ok, come non detto. Peppina, grazie mille. Come avrei fatto senza l'aiuto tuo di Commer? Sono proprio felice di avere due amici come voi. E adesso ci siamo conosciuti all'incirca 45 minuti fa, quindi siamo oggettivamente più amici. Tra curable vanno benissimo. Va bene, grazie che mi spieghi come funzionano le curable. E direi che possiamo possiamo sia andare giù che andare di là dove è la grotta. Però direi che cure Pokémon e poi vediamo cosa fare. Allora, qua oltre che prendere questa fantastica Pokéball con dentro un individuo, non possiamo fare assolutamente perché ci serve surf. Non possiamo fare assolutamente niente perché ci serve surf. Quindi direi che potremmo catturare questo Wubat. Guardiamo anche chi altro c'è. E poi torniamo indietro e andiamo giù dove c'era Bell che ci costringeva ad andarcene. Ok, Wubat catturato. Non so se metterlo al posto di Pidove. Anche se quasi quasi potrebbe essere una scelta carina da fare, anche perché Pidove ce l'ho al 13. Adesso ci penso un attimino e vedo, però quasi quasi un bel Wubat nel team lo metterei. Ok, io stavo girando nell'erba alta per capire se c'era qualche Pokémon in giro. Abbiamo beccato 3 Pidove. Va bene. Ok, grazie per i 3 uccellacci presi nell'erba alta, che ci faranno malissimo. Ma è giusto così, va bene, va benissimo. Quei 3 fantastici Pidove, Pidove come cazzo si chiamano, comunque quei 3 piccioni di merda mi hanno costretto ad andare a ricurarmi i Pokémon, perché giustamente mi hanno ucciso sia Munna che Blitzel, perché rompevano il cazzo in una maniera clamorosa. Comunque, ritorniamo giù, che avevo visto un Commor lì nell'erba alta far finta di essere un Pokémon selvatico, e vediamo cosa ha da dirci. Peppina aspetta, vedi quell'erba alta di colore più scuro? Esatto, quella ce la si può fumare. Quindi, se ti avventuri nell'erba alta, fai molta attenzione, esattamente. Ok, va bene. Ci si possono trovare quindi Pokémon più forti e tutti fatti. Questa qua è un'allenatrice. Ok, non mi ha cagato quando gli sono passato davanti, ma la battiamo in maniera rapida, spero. Anche se continua a tenermi Munna davanti, ma molto probabilmente tra poco lo faccio volare. Ok, perfetto. Martina battuta. Possiamo, sì, direi di addentrarci nell'erba alta. Però prima ci curiamo un attimino Tepig, che me lo metto davanti in squadra perché vorrei evitare di
prendere grandissimi schiaffi così a gratis su Moon, che già ha dei problemi di suo. Pokeball dentro una Pokeball e niente, quindi speravo ci fosse qualcosa di un po' più interessante, ma non abbiamo beccato assolutamente niente. Battiamo anche questa scolaretta. Ok, anche Gina la scolara battuta, quindi stiamo nel chill. Una bella sveglia. Devo battere anche quello lì per forza. Ma sì, dai, battiamo anche lui e vediamo poi di andare avanti. Ok, anche Felice Scolaro battuto e possiamo andare avanti. Vediamo se qua la signorina ci dà qualcosa. Assolutamente no, ci dice di portarci le tre opzioni. Lei invece no, dice delle Pokéball. Perfetto, nessuno che ci dice niente di interessante. Dove mi piace giocare di più? All'aperto? Capisco, capisco. E cosa ti incuriosisce di più? Quello che nessuno sa. Ok. Sei davvero una persona curiosa. Ok, va bene, vai a fanculo. Perfetto, eccoci qua da Komor, nella Zefiropoli. Dai, vieni. Cosa ci fai vedere? Non il cazzo, signor Komor, se lo tenga nei pantaloni. Se prosegui sempre dritto arrivi in centro Pokémon. Ho una cosa per te, vieni. Tieni. Tre baccastagne. Ok, va bene. E noi ce le teniamo senza nessun problema. Se fate una baccastagna... Ok, va benissimo. Grazie per darci questi fantastici consigli. Ok, di tipo normale. Beh, cominciamo ad andare qua e poi ci facciamo un giro per Zefiropoli e vi interrompo se trovo qualcosa di interessante ed intelligente. Ok, ho giricchiato un pochettino, ho trovato una carbonella che ce l'ha data una ragazza. Oh, ok, N. E una ragazza, un'altra invece vuole un Petilil per un Cottonee. E appena lo trovo lo vado a dare perché io voglio Whimsicott, quindi immediatamente. Anche se non mi ricordo se in quinta gen è già folletto, però penso di no. Vorrei davvero vedere quello che sfugge agli occhi degli altri, la verità sui Pokémon nelle Pokéball, gli ideali di un allenatore e un futuro in cui i Pokémon possono essere veramente liberi. Lo desideri anche tu, vero? Esattamente, i miei amici. Allora metteremo alla prova la forza dei tuoi desideri. Perfetto, è ora di combattere contro N. Sfida di N. Allora lui parte subito con un Pidav. Perfetto, ha 4 Pokémon. Allora, io qua con Tepig che gli ho dato la carbonella, io vado dritto per dritto con nitrocarica, senza se e senza ma. Perfetto, attacco speciale che ci diminuisce. Ah, è uno Zorua. Perfetto. Quindi, guarda, che bel dannettino. Lui ha una bacca e si restabilisce. Nitrocarica di nuovo. Dovremmo tirarlo giù, in teoria. Vediamo, rimane con poco. No, esatto, rimane con poco. Mannaggia a me. Dai, non ci tira giù con Urlorabbia. Mamma mia che danni che fa quello Zorua. Però poi dopo ho la possibilità di andarmi a usare una pozza, se ce l'ho. Ma mi sa che non ho pozioni. Questo potrebbe essere un problema. Ok, time pull. Però io ho delle... no, perfetto. Allora facciamo così. Metto dentro Pansage perché non abbiamo Pokéball. Quindi Pokéball pozioni. Quindi verremo clamorosamente violentati da questo, no, ho sbagliato, da questo time pull. Quindi acido mi fa male quanto è abbastanza. In teoria un altro acido lo reggo, vediamo, non ce lo toglie. 17, esatto, lo reggiamo lì al pelo e con frustata lo tiriamo giù. Benissimo, madonna, non è impossibile far salire i Pokémon. Timbur, io voglio andare nel coso dopo a vedere se c'è. No, devo cambiare Pokémon, ci uccide, mannaggia. Devo andare a vedere se c'è un Timbur nei percorsi dopo. Dato che questa palestra è di tipo normale, mi sarebbe molto utile un Timbur. Utilissimo. Ok, sassata che ci fa malissimo. Esatto. Però un'altra confusione e lo portiamo a casa al Timbur. Perfetto. E infine Pidav. Allora, andiamo con confusione di nuovo. Siamo più veloci, quindi stiamo nel chill. Aerasoio. Ok, Kattak, crit, perfetto. Se avevo anche una piccolissima speranza di reggere. Ci siamo bruciata, ma buttiamo dentro Moon, che così ci facciamo un pochettino di esperienza. Psicoraggio. Rasoio in teoria non ci uccide, ma con psicoraggio dovremmo fare un bel po' di danno. È confuso, colpisci te da solo e stiamo nel chill. Perfetto, no, usa Rasoio, ma intanto lo reggiamo tranquillamente. Psicoraggio e N è stato
battuto con non poche difficoltà, però comunque l'abbiamo battuto. Io e i miei amici non abbiamo ancora la forza necessaria per salvare tutti i Pokémon. Cambiare il mondo richiede uno sforzo di cui non siamo ancora capaci. Ho bisogno di più forza, di una forza indiscutibile che convinca tutti. N, ci vediamo più avanti. So perfettamente dove trovare tale forza. È la stessa che ha accompagnato l'eroe che ha fondato Unima, il Pokémon leggendario Reshiram. Io sarò il nuovo eroe e il tuo migliore amico. Perfetto, va benissimo. Ti ringrazio, N, però io ti seguo per il semplice fatto che voglio vedere di là che bei Pokémon ci sono. Vado a fare un paio di compere prima e poi ti seguo. Ok, non so se si poteva già farlo prima, se c'era la possibilità che già te li vendevano, ma... abbiamo le anteprime, guardate qua che bellini. Berretto normale invece, anteprima... Ok, li puoi anche cambiare il colore, molto molto carino. Però niente, non vorrei sprecare 7000 poche dollari per un berretto in questo momento. Secondo me è un po' esagerato. E tra l'altro sono entrato e non ho curato i Pokémon. Sono un genio, un fenomeno. Stavo andando dove è andato N, quindi vediamo qua cosa c'è. Non c'era un allenatore per ora là in alto. Ok, c'è il team dei segaioli che ci impedisce di continuare nel bosco girandola, quindi vado qua sotto e vediamo, forse non so se c'è qualcosa. Ah ok, perfetto, non pensavo fosse un'allenatrice perché non mi ha bloccato. Invece battiamo Noemi e andiamo avanti. Audino goloso, dacci punti esperienza, grazie mille. Ok, ho battuto la fantastica Noemi, abbiamo avuto qualche problemino e ci si sta evolvendo finalmente il nostro Tepig. Guardate che goduria Tepig che si evolve. Tra l'altro ci ha dato 700 punti esperienza, una caterba. In Pignite ci si evolve il nostro porco a due zampe. Sberletese, noi togliamo Segugio. Sberletese, buona mossa lotta. Vediamo se lì nell'erba trovo qualche altro Pokémon di tipo lotta che ci potrebbe essere molto d'aiuto nella palestra di tipo normale. Allora, come potete ben vedere, un nuovo Pokémon in squadra, ovvero il fantastico Timbur. Ho girato un pochettino, ho battuto un po' di allenatori. Adesso entriamo qua. Not in singolo, accetti? No, ti ringrazio tantissimo, ma per il momento non accetto. Entriamo al museo e vediamo cosa succede. Questo scheletro è stupendo, ogni volta che lo guardo rimango a bocca aperta. Piacere, io sono Cirillo, il vice direttore. Per ringraziarti della tua gentile visita ti farò fare un giro del museo. Ok, va bene. Scheletro di un tipo drago, che molto probabilmente è un fantastico Dragonite. Un Armando qua. Guarda questa straordinaria pietra, un pezzo di meteorite che racchiude un'energia cosmica misteriosa. Ok, questo invece è un testicolo di Komor. Interessante, bello come testicolo di Komor. Qua abbiamo un Aeromon che passa. Di là trovi la palestra Pokémon, un capopalestra tanto forte quanto dolce. E scusate se in questo minuto avete sentito un rumore mentre parlavo, ma avevo il mentolino che era ancora impostato sulla velocità più alta. Si chiama Aloe ed è mia moglie. Ok, andiamo a chiavarci Aloe allora nel prossimo episodio. Però infatti ci fermiamo qua davanti, ci mettiamo Timbur in prima posizione perché è palestra di tipo normale e andiamo a fare proprio male alla moglie del vice direttore. E niente, direi che non ci becchiamo con un prossimo video.